rappresento la cooperazione sociale, prima come diciamo nel ruolo di rappresentante della cooperativa Seme e poi comunque sempre all'interno di Confcooperative nell'area della cooperazione sociale. Allora, così mi sento proprio di slancio di dire questa cosa, che in particolare per quanto riguarda la cooperazione sociale noi avevamo una legge che era la 381 e che era una legge che andava in deroga alle normative sugli appalti, era una legge che prevedeva appunto la costruzione di un progetto finalizzato all'inserimento lavorativo con la pubblica amministrazione. Erano anni fa, una trentina di anni fa, e ritornare adesso con questa logica che nel tempo poi è andata persa mi fa soltanto piacere. Confido molto sul fatto che questa sia una nuova stagione che possa permettere alle nostre organizzazioni di portare, come ha detto lei, il nostro patrimonio e non venire solo a prendere, ma mettere a disposizione della comunità quello che comunque come organizzazione abbiamo nelle nostre mission, cioè il bene comune. Quindi sono molto contenta, grazie. Grazie. Due. Sono Gabriella Alberti, ANFAS di Como. Benissimo, mi trovo benissimo. La nostra associazione ANFAS, sia regionale che nazionale, richiedeva proprio questa collaborazione, questa corresponsabilità. Quindi per noi è perfetta questa proposta. Grazie, c'era una mano lassù e una là. E poi una parola. Grazie, sono Bianchi Felice e faccio parte dell'OSA ASP, che è un'associazione che si occupa di sport, di avviamento a sport per disabili. Siamo senz'altro d'accordo su questa cosa, però forse anticipo un po' i tempi. Volevo sapere, siccome a noi è capitato piscina di Casate, lo sport più importante che facciamo è il nuoto, piscina di Casate anni 1998-99 doveva essere ristrutturata e abbiamo chiesto un incontro durante il quale abbiamo dato delle specifiche su come sarebbero dovuti essere gli spogliatoi, eccetera, ai fini della, soprattutto del battimento delle barriere architettoniche. La piscina è stata inaugurata nel 2006, cioè 17 anni dopo la legge 15 o 13 dell'89 sulle barriere architettoniche. Gli spogliatoi sono stati riempiti di barriere architettoniche, perché hanno messo le cabine a, prima erano stazioni enormi dove tu giravi con delle panche, giravi senza problemi. Dopo sono state riempite dalle cabine a rotazione che risultano inaccessibili per i ragazzi disabili. Noi avevamo fatto questi incontri di antelitteram coprogettazione, poi è stato fatto tutto quello che si è voluto dall'altra parte. Io volevo chiedere quale sarà il vincolo, una volta fatta una progettazione insieme, quale sarà il vincolo che permette di dire amministrazione comunale lo fai così, non che una si decide e poi salta fuori una cosa completamente differente. Ok. Grazie. Grazie, rispondiamo nella parte successiva quando si entra nella parte. Buongiorno a tutti, sono Silvia Salvatore, da 20 anni presidente di un'associazione, da 20 anni costituita da me e portata avanti da me, e non trovo una faccia che si possa presentare a fare anche il presidente, perché dopo 20 anni si può essere anche stufi. 20 anni che chiediamo una sede, 20 anni che ci viene negata, con tutti gli immobili che ci accomo in giro, in disuso, abbandonati, non so quale criterio usano, eppure la legge dice che gli immobili non usati, non utilizzati per scopo istituzionale possono, non devono, possono essere utilizzate dalle associazioni. Come associazione noi ci occupiamo di cultura, di portare in giro la gente, di fare le vacanze, siamo andati ad Assisi, a Roma, in Sicilia, abbiamo girato, ed è tutto cultura questa qui, non è, non
non è girovagare in giro per... Eppure non si riesce a capire perché devono tenere le strutture chiuse e abbandonate in degrado, che porta degrado tranquillamente, insomma. Ecco, io mi auguro che questa iniziativa molto importante venga realizzata nei tempi giusti e nel momento giusto. Adesso dovrebbe essere, con la nuova amministrazione, dovrebbe essere il momento, credo che debba essere il momento giusto. Grazie. È importante che queste conferenze si concludano con concretezza e trasparenza. Buon lavoro, grazie a tutti. Grazie. Sì, c'era un'altra mano. Forse siamo dietro, basta. Sì, prego. No. Se devo riassumere in una parola il sentimento rispetto a questo lavoro, direi finalmente. Il terzo settore, nel momento in cui viene giù tutto, mi sembra che sia l'energia vitale della società civile che può tentare di ricostruire e dare coesione sociale. Un approccio della pubblica amministrazione legato sugli appalti, direi in una parola, scellerato, perché non tiene conto del valore, ma solo di un principio della competizione. Ha già detto tutto Paolo Pezzana. Grazie, c'è Massimo. Qui davanti, prima fila. Grazie, sono Massimo Patrignani e in questo percorso mi ci trovo al 100% sia come rappresentante del terzo settore, in particolare di Auser e Volontariato, sia come antico dirigente del Comune di Como che per 40 anni aspettava questo momento. Parto un secondo da qui per poi parlare del terzo settore. Non partiamo da zero, ma stiamo facendo un grossissimo passo avanti rispetto a esperienze precedenti. Io ne avevo tentata una nel 2016-2017, quando ancora mancava il codice, quindi mancava il contesto normativo preciso, la sentenza della Corte Costituzionale, come è stato citato adesso, e già questo è un grande vantaggio. Cito quell'esperienza lì, perché in quell'esperienza, quando abbiamo interrogato i cittadini, hanno risposto in circa 3.000 sulla piattaforma dedicata, era emerso che il bisogno principale che emergeva da questi interrogati non era sul versante dei servizi sociali, ma era piuttosto sul versante della mobilità e dell'ambiente. Questo per raccogliere un po' quello che diceva Paolo, e cioè che quando parliamo di amministrazione condivisa parliamo di tante cose diverse, ma anche per segnalare che questo contesto probabilmente ha subito anche delle modifiche forti, la pandemia e quant'altro, e quindi c'è anche un altro approccio, ma che comunque il tema dell'amministrazione condivisa è un tema estremamente trasversale, e da questo punto di vista faccio un auspicio. Mi auguro che le strutture comunali al plurale, quindi chi si occupa di bilancio, chi si occupa di appalti, chi si occupa di reti tecnologici, venga coinvolto in questo processo, perché altrimenti il processo rischia di essere un attimino monco, ma credo che si possa e si debba fare senz'altro. Detto questo, come terzo settore ancora sì al 100%, in particolare come terzo settore organizzazioni di volontariato e APS, quindi quel terzo settore che di profittevole nel suo focus, nella sua vocazione, non ha proprio nulla, che mette a disposizione il suo tempo, le sue competenze, la gratuità delle iniziative. Ci stiamo attrezzando anche noi, è un salto culturale enorme per noi e soprattutto per la nostra base, che è una base che fa le cose senza interrogarsi troppo sui meccanismi giuridici che ci stanno dietro, quindi siamo qui in tanti anche perché è importante sapere queste cose. Anche qui non partiamo da zero, nell'ultimo anno, grazie anche al CSI, abbiamo messo in campo delle iniziative che vanno in questa direzione. Con i laboratori di futuro abbiamo mobilitato una ventina di associazioni e di enti, con un progetto che è in corso adesso che si chiama Facilitazioni, ne mobilitiamo un'altra ventina.
siamo in grado di mettere a disposizione la nostra gratuità e la nostra capacità di relazione sui temi e di conoscenza, di prossimità ai bisogni delle persone. Grazie. Grazie, c'è ancora almeno un intervento qua e uno dietro. Grazie molto dell'intervento, io sono Giulia Galera della cooperativa di lavoro Impresa Sociale Miledù, ma anche, sono anche ricercatrice di Eurizze. Io credo che questo passaggio da un paradigma competitivo a un paradigma collaborativo sia oltre che utile, necessario, però penso che sia importante riflettere su due aspetti. Prima di tutto che il perimetro entro il quale, sul quale concentrarsi, quindi il perimetro di attività di interesse generale, ricomprenda anche l'integrazione di persone svantaggiate come proprio attività di interesse generale, che mi sembra di vedere sia un pochettino trascurata da altre esperienze in giro per l'Italia di amministrazione condivisa. E poi il secondo aspetto su cui riflettere è anche, io credo, come innescare nuove alleanze a livello territoriale tra organizzazioni che hanno anche delle anime diverse e delle vocazioni diverse, quindi da una parte il volontariato e dall'altra la cooperazione con tutte le sue, chiaramente, in tutte le sue forme, quindi cooperazione sociale e anche nuove forme di impresa sociale come la nostra. Grazie. C'era dietro, giusto? No? Ho visto male io. Va bene. Ancora qualcuno vuole intervenire? Buongiorno, salve, io sono Stefano Guanziroli, sono il responsabile della sezione di Como di Genitori si diventa, siamo delle famiglie adottive. Volevo dire questo, che uno dei motivi principali per cui sono qui è che l'assessore è venuto un sabato a trovarci e mi ha chiamato di sera, quindi fuori dall'orario di lavoro. Per, diciamo, dal mio punto di vista ho trovato questo modo di fare una buona spinta a esserci, perché ho visto dell'entusiasmo che l'ho sentito anche durante, diciamo, una conversazione che abbiamo avuto, e quindi sono qui. Sono molto contento di questa iniziativa perché come associazione di cui io rappresento una parte di una piccola, di un'associazione nazionale, abbiamo risorse per fare tante cose che facciamo, abbiamo volontari che non abbiamo bisogno di incentivare per svolgere le attività, abbiamo ottimi rapporti con le famiglie che riusciamo a coinvolgere. Dove abbiamo difficoltà è ogni volta che cerchiamo di, diciamo, pensando che sia cosa buona, collaborare con le istituzioni per fare cultura, nel caso particolare nel mondo dell'adozione e dell'inclusione. Quindi sentire una chiamata da parte dell'amministrazione comunale per dire voi ci sareste se, devo dire, quindi do una nota positiva, che mi ha fatto piacere, che mi ha fatto mi ha dato entusiasmo e mi ha fatto alzare per essere qui oggi, insomma. Quindi vi ringrazio. Grazie. Qua davanti e poi da dietro. Prima la signora. Alternanza. Grazie. Perillo Cristina di Cooperativa Attivamente e anche del pool degli esperti della Comunità Europea per il programma di Capitali della Cultura. Mi vengono in mente due parole su come mi ci sento: abilitante, collegandomi all'ultimo intervento del collega, quindi l'essere chiamati, l'essere invitati a prendere parte, lo trovo un'azione, un punto di partenza estremamente abilitante per le organizzazioni del territorio. E la possibilità di andare a costituire un'istituzione mi comunica un forte senso di efficacia, quindi costruire il sistema su un territorio rispetto a quelle che sono le politiche e i servizi sociali in maniera ampia, come prima è stato descritto, è qualcosa che ci dà la possibilità di agire con ancora una maggiore efficacia. Quindi mi ci trovo bene in quello che è stato detto fino a questo momento. Grazie. Great, grazie. Qui davanti. Arrivando. Sto facendo correre. Io sono Gianpaolo Russo, sono il presidente della CIDI Como.
Naturalmente anch'io confermo la necessità, l'opportunità e la gioia per questo processo, al quale anche noi, con le iniziative che in parte sono state anche sottolineate da Massimo Patrignani, abbiamo cercato di dare un avvio in modo diretto con alcuni progetti, alcuni di essi ancora in corso. Ecco, da una base, come dire, di concordia, chiedo al relatore se sono già disponibili dei correttivi per un rischio che si è già posto in altre attività meritorie, come quelle per esempio inerenti ai bandi di fondazione. I bandi di fondazione, con l'intento, credo, più che positivo di dare spazio anche a quello che dai territori veniva proposto, cioè quello che le associazioni, i vari soggetti presenti nei territori ritenevano importante fare, avviarono, e in parte fanno anche ora, bandi nei quali è previsto un cofinanziamento, che è il modo con cui si esprimono gli ingredienti nella pentola di Asterix. L'intento, senz'altro positivo, ebbe a il difetto di determinare politiche che potrebbero essere fortemente influenzate da alcuni soggetti, no? Alcuni soggetti come l'ACI, ecco, non soggetti criminali o malpensanti, ma alcuni soggetti che, a differenza dell'amministrazione, non sono stati deputati a decidere le politiche. Allora, io sono personalmente un appassionato di Asterix e peraltro mi fa piacere distinguere la sua posizione contro Roma da quelle che nel nostro territorio hanno preso un aspetto assai becero. Ma al di là di questo, e al di là delle singole amministrazioni che qui come altrove si alternano, io credo che il primato della pubblica amministrazione che viene eletta sia in qualche modo anche una, come dire, una chance positiva per i progetti. Quindi la minestra che il Druido ci indica di preparare, beh, forse bisognerebbe ricordare che il Druido dice ai galli quali ingredienti porre, e quindi il rischio invece di una privatizzazione della progettazione, dove, ripeto, al termine privato io associo per esempio l'ACI, che è una PS ma è comunque un soggetto che non viene eletto dal popolo, cosa invece che l'amministrazione comunale fa, ecco, questo rischio richiederà dei correttivi. Non so se sono già previsti, mi piacerebbe ci fossero. Domanda importante, ci torniamo. Grazie. Ok, grazie di questi contributi che mi sono annotato e che ora cercherò di riprendere.